del Sol, Simmers. E non bentornati nel mio canale, o benvenuti nel mio canale. Io sono Valuccia Sims e oggi siamo di nuovo qui, ragazzi, con un nuovo speedcast, ovvero con il cambio look della nostra Harumi Kibo. Io, ragazzi, dovrò cambiare veramente tratti a tutti loro, perché non ne avevo in mente altri, insomma, ecco, e quindi questi non mi soddisfano granché. Però, ragazzi, questo cercherò di farlo off camera, sperando di ricordarmi, perché ragazzi, io mi dimentico sempre. Comunque, abbiamo qui la nostra Harumi, ragazzi. Io ho in mente già un look ben preciso per lei. Non vedo l'ora di iniziare. Non vedo l'ora, insomma, anche di concludere più che altro per mostrarvelo. E quindi, niente, direi che iniziamo subito e ci vediamo al termine dello speedcast. Thank you.
Eccoci ragazzi, anche il cambio look di Harumi è terminato. E per lei ragazzi, avrete notato, ho scelto degli outfit un po' particolari perché diciamo che ho pensato a un qualcosa che può capitare effettivamente a molte ragazze. Anzi, qui devo apportare un cambiamento, scusate, perché altrimenti poi mi dimentico. Ecco qua. Immagino ragazzi che Harumi viva con suo padre, Akira, che è molto molto protettivo nei suoi confronti, quindi non ama che la figlia vada in giro troppo truccata, non ama che la figlia vada in giro con le gonne, se comunque molto corte, che magari abbia troppi fronzoli per la testa, ecco, diciamo. Per lui trucco, parrucco, no, sono una perdita di tempo. Sua figlia deve pensare allo studio, deve pensare a diventare qualcuno di importante, non deve pensare a queste sciocchezze. Quindi ho pensato che davanti ai suoi genitori e al fratello, ragazzi, possa indossare questo outfit, mentre invece quando è con la nostra libera di vestirsi, di esprimere la propria personalità, ragazzi, questa sia la nostra vera Harumi. Ho pensato un po' a darle un look un po' kawaii, diciamo. Mi piace tantissimo, è un look molto eccentrico, molto particolare, e secondo me, ragazzi, è dettato anche un pochino dal fatto che la nostra teme il giudizio di Cersei, la sua migliore amica. E quindi, secondo me, ragazzi, si veste in modo appariscente per anche un po' attirare l'attenzione su di sé. È anche il suo stile, lei ama vestirsi così, però diciamo che c'è una motivazione in più. Anche in questo caso, ragazzi, abbiamo l'outfit che indossa con la sua famiglia, e l'outfit, anche in questo caso, ragazzi, beh, dal punto di vista formale vanno abbastanza bene entrambi, qui non c'è chissà quale cambiamento. In palestra invece notiamo di nuovo qui un outfit quasi fanciullesco, molto carino, mentre qui ragazzi è decisamente più provocante, decisamente più, no, vedete il trucco, più anche curato, ragazzi, no? Stessa cosa qui quando magari rimane a dormire dalla sua amica, e qui invece a casa, ragazzi. Gli abiti da festa, stesso discorso, qui quando sta con Harumi, quando sta con Cersei, ragazzi, la immagino in discoteca che si scatena, no? Bellissima, mentre invece qui ha un outfit più semplice, carino, gonna lunghissima e va bene. Anche qui il costume da bagno, ragazzi, qui molto semplice, vedete, con tanto di ciabattina, insomma, anche un po' maschile, rimane un po', ragazzi, come stile. Magari, e invece qui, ragazzi, di nuovo tira fuori il suo lato, qui è per entrare in acqua, qui è fuori. Molto femminile e anche molto provocante, ragazzi, perché lei si piace comunque. Poi qui anche, ragazzi, abito per il clima caldo, molto semplice e quasi fanciullesco. Da quest'altra parte invece un look più da donna, diciamo, più audace. E anche per i nostri outfit del clima freddo abbiamo un vestito molto più tranquillo, molto coprente, e siamo ai limiti proprio perché già la gonna è troppo corta, ma c'è questo maglione che insomma copre parecchio, con, vedete, questo cappotto, no? Così, mentre invece qui abbiamo il look che la rispecchia di più. Questo look era comunque, ragazzi, molto eccentrico, molto colorato, sui toni del rosa, del viola, ripeto, ho immaginato uno stile un po' kawaii, quindi spero vi piaccia. Anche qui, e infine, ragazzi, questo, che non so perché io l'abbia fatto, onestamente, scusate, ma ne ho fatto forse uno in più, probabile. E quindi, ragazzi, sì, il cambio look di Harumi è terminato, il nostro speedcast è giunto al termine. Fatemi sapere cosa ne pensate, se preferite la Harumi, diciamo, abbastanza acqua e sapone, anzi, qui forse, ragazzi, abbiamo anche fin troppo esagerato con il trucco, cerchiamo di darle un qualcosa di un po' più, ecco, leggero, diciamo, restiamo sui toni un po' più soft, ecco. Se preferite invece la Harumi acqua e sapone o la Harumi stile kawaii, io la adoro.
In entrambi i modi, ma così è proprio se stessa, ragazzi, al 100%. Quindi fatemi sapere cosa ne pensate, ragazzi. Io direi che noi ci fermiamo qua. Se questo speedcast, questo video, ragazzi, vi è piaciuto, ovviamente vi invito a iscrivervi al canale, mettere mi piace e lasciare un commento. Vi ricordo che all'interno della descrizione di ogni mio video presente sul canale o che pubblicherò in futuro, ragazzi, potrete trovare tutti i vari modi per contattarmi, programmazione del canale, playlist, link ai canali dei miei amici youtuber. Quindi mi raccomando, ragazzi, andate, iscrivetevi ai loro canali, attivate le campanelline, mettete mi piace ai loro video, ma soprattutto commentate, ragazzi, perché è fondamentale, la vostra presenza è veramente fondamentale. E quindi che dire, ragazzi, io vi auguro una buona giornata o una buona serata a seconda del momento in cui guarderete questo video. Fatemi sapere davvero cosa ne pensate, se ve l'aspettavate così la nostra Rumi, se vi piace l'idea che abbia, fra virgolette, questa non doppia personalità, ragazzi, perché addirittura no, però vi piace l'idea, insomma, che nasconda un po' il suo stile, il suo vero stile, magari ai suoi genitori. Vi abbraccio forte sul Simmers e non